Eccoci qua, Far Cry New Dawn. Ecco una bella esplosione iniziale che ci fa capire il perché siamo in uno scenario post-apocalittico, dove la natura ha preso il sopravvento e soprattutto hanno preso il sopravvento due gemelle con i loro guerrieri della strada. Guerrieri della strada che saranno i nostri nemici principali. Perché dico principali? Perché avremo anche ovviamente degli animali tipo i bisonti, cinghiali, nonché orsi grizzly, e dunque dobbiamo stare molto attenti quando ci aggireremo a piedi in Hope County. Hope County che è un terzo della grandezza di quella di Far Cry 5, comunque tutta esplorabile tranquillamente. Importantissimi sono i rifornimenti di nastri adesivi, ingranaggi, materiali vari, nonché l'etanolo che ci permette di far salire di livello Prosperity, che è il nostro quartier generale. Questo è un po' quello che ci aspetta, e queste sono le due gemelle terribili che dovremo affrontare insieme ai loro scagnozzi. Davvero interessante il comparto audiovisivo, ottimo direi, ad altissimi livelli come al solito. Devo dire che Ubisoft ha fatto un ottimo lavoro anche in questo titolo, che non si attesta ad essere un capitolo a sé stante, ma è, diciamo, fra virgolette, il proseguimento di Far Cry 5. Ma anche se non si conosce la storia di Far Cry 5, indicativamente possiamo giocarlo tranquillamente. Se si conosce la storia di Far Cry 5, invece, avremo a che vedere anche con un vecchio amico barra nemico che a breve lo vedremo. Diverse sono le armi, tra cui il mitico sparasegne, nome molto equivoco, però simpatico anche questa cosa azzeccata da parte di Ubisoft, gioca anche sulla simpatia. E qui andiamo a vedere appunto quel personaggio che vi dicevo poc'anzi. Non è mostrato del tutto, però chi ha giocato Far Cry 5 forse sicuramente avrà già intuito di chi parlo. Ma passiamo prettamente al gameplay che si attesta ad essere uguale a quello di Far Cry 5, senza nessun bisogno di miglioramento. L'unica nota dolente secondo me sono i combattimenti corpo a corpo, che lasciano un po' a desiderare, soprattutto nelle tempistiche con cui andiamo a sferrare i colpi. Ci impieghiamo molto di più rispetto agli avversari a dare i colpi, però si possono volare tranquillamente. Questo è almeno il parco armi, come vedete è letteralmente immenso, abbiamo tantissime armi di vari livelli, abbiamo la possibilità anche di creare munizioni particolari, munizioni esplosive, munizioni incendiarie, possiamo anche acquistare con denaro reale la valuta in coin d'argento di Far Cry New Dawn. Questa è Prosperity e la possiamo potenziare, come vedete, livello artificeria 2 su 3, possiamo potenziare Prosperity in generale fino a 3 livelli e tutte le altre categorie fino a 3 livelli, che siano esse le armi, i veicoli, anche gli elicotteri, le cure e nonché anche i mercenari. Quando troveremo questi pallini bianchi sugli oggetti vuol dire che possiamo andare a saccheggiarli. Questa è la mappa che ci permette di andare a vagare per tutta Hope County, ci permette di vedere tutti i punti di interesse, le cacce al tesoro, abbiamo ovviamente la leggenda e ci dà appunto anche dei riferimenti interessanti qualora volessimo cacciare degli animali, perché ci sono delle missioni di cacciare animali importanti che ci daranno dei rifornimenti importanti anche per i potenziamenti futuri. Poi passiamo al quartier generale, come ho detto prima, i potenziamenti vari, serve l'etanolo, quindi dovremo fare scorte di etanolo saccheggiando gli avamposti, il diario, la personalizzazione delle armi, vedete che le abbiamo già viste anche prima, tutte le armi. Poi abbiamo la personalizzazione del nostro personaggio, che in fase di apertura di gioco ci permetterà di scegliere se maschio o femmina.
Personalizzazione varia con tutti gli indumenti sbloccabili anche nel proseguo dell'avventura. L'inventario ci fa vedere ciò che abbiamo raccolto, ciò che abbiamo a disposizione. Il roster ci presenta i nostri compagni di viaggio mercenari, tra cui un simpatico cane e un simpatico cinghiale. Ogni personaggio ha delle abilità speciali, ve lo ricordo. Qui sono i tratti importanti da potenziare con i punti abilità man mano che acquisiremo esperienza durante il gioco. Sotto, quelli in oro, sono delle abilità speciali che sbloccheremo più avanti nel gioco. Poi abbiamo le sfide e l'online, possiamo invitare un amico a darci una mano. Purtroppo l'amico che ci aiuterà non riceverà nulla in cambio, ovvero noi saliremo di livello, recupereremo munizioni, etanol e via dicendo, ma l'amico lo farà solo per la gloria. Passiamo ora al gameplay. Qui vi ho fatto vedere un attimo la ruota delle armi, chiamiamo un elicottero per esempio, lo facciamo apparire e bam, eccolo qua. Possiamo prendere l'elicottero e andare dove ci pare e piace. Logicamente non andiamo troppo in là perché gli avversari saranno più potenti. Qui invece adesso mi sto recando a chiamare una nostra nel roster, una mercenaria, Gina si chiama, che arriverà con un'auto con dei mitra sopra di essa. Quindi anche i mezzi sono armati. Altra cosa interessante, la fase di battaglia, come ho detto prima, io sconsiglio i contrasti ravvicinati, ma sempre con le armi. Qui andiamo ad evidenziare i bersagli anche col cannocchiale e facciamo attaccare il mercenario per noi poi andare a proseguire e cogliere di sorpresa gli avversari davanti e dietro tranquillamente. Qui abbiamo un mitra particolare che è stato sbloccato con Ubisoft Club e poi andiamo a fare un bel botto con un lanciarazzi e qui andiamo a fare piazza pulita. Vi ricordo che anche i nemici come noi possono arrivare con autoveicoli, con quad, con aerei, con elicotteri o con imbarcazioni. Anche loro hanno dei veicoli armati, quindi bisogna fare attenzione. Passiamo poi alla fase di looting, possiamo cambiare arma, quella che lasciano per terra i nostri avversari, oppure saccheggiare i nostri avversari direttamente per andare a recuperare munizioni, nonché materiali necessari per costruire armi e per portare avanti i prosperi. Abbiamo anche queste casse qua con i fumogeni che ci permettono di avere dei materiali extra, facciamo attenzione perché in certi casi arrivano appunto dei guerrieri della strada a farci un po' la festa, quindi meglio non rischiare. Bene, io direi che possiamo terminare con questa recensione. Come vedete il panorama è fantastico, disegnato molto molto bene, texture molto ben rifinite, nulla da dire. Ambienti quasi completamente esplorabili, anche le varie abitazioni, i vari bunker che troveremo. Quindi ottimo lavoro da parte di Ubisoft, vi ringrazio per la cortese attenzione, vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao!